Ci sono due quadri che lui non avrebbe mai finito, cioè erano la sua meditazione su quel tema, il suo modo di pregare per certi aspetti, rivisitando queste tematiche, questi soggetti. Sono gli ostaggi che sono al museo, lasciati ancora dagli eredi, con lungimiranza a tutti noi, e questa crocifissione. Sono le due opere che lui non avrebbe mai finito, cioè le opere che lui avrebbe sulle quali avrebbe continuato a porre tocchi, ad aggiustare. Questo era un quadro che lui non faceva vedere. Erano poche le persone a cui aveva mostrato questo quadro, e anche quando gli dice Ugo fammi vedere la crocifissione nera, non sempre te la faceva vedere. Perché lui qui ha racchiuso tutta la sua meditazione sul dolore e sulla morte. Il pittore Cremasco che più ha digerito la storia dell'arte, il pittore Cremasco più sedimentato e che fa delle opere di assoluta originalità, pur mantenendo sia all'interno della tradizione. Quindi questo è un po' volevo parlare di questa posizione e di quella di posizione anche, a questo. Questo è proprio lui, quello qua. La deposizione è una sua deposizione incredibile, una sua pietà. Qui il fratello Cesare può dire, testimoniare che lui diceva non è. Che fosse. Quindi questo introduce una delle tematiche di Ugo, quello dell'attualizzazione del sacro. Il sacro non è un qualcosa che è rimasto là,